Io lo sento il chico che habla español, ma noi non hablamos español, poi ridiamo in italiano. Come faccio a farti capire perché mi sto pisciando dalle risate? È un po' difficile. Chi glielo spiega il ragazzo? Te lo spiega Salvo, che è di nuovo in diretta sul suo canale. Io me sto pissiando da risate, come si dice? Ci vorrebbe qualcuno. Chi è che parla spagnolo? Nessuno di voi parla spagnolo? Un pochino. E in inglese magari. Allora, intanto siamo tornati su Ustream. Speriamo che adesso ci si veda. Isabella Di Berardino. Oddio! Salvo! Ecco, ci mancava! Con questa. Ora non smetto più! Io mi sto pizziando dallo strisate. Esatto. Allora, Isabella Di Berardino dice che è a Monte Silvano in Abruzzo. Allora, visto che tu ti ho visto Vicente Azzuzu. Saluta Daniele Cultrera, che mi sa che in chat anche lui mi ha mandato un messaggio. Ah sì? Oh, Daniele Cultrera, carissimo, parlavamo di te, fra l'altro. Molto bene, ovviamente. Ragazzi, a parte lo scherzo, vedete che qui con noi, non oggi, questa sera non c'è, però abbiamo un amico che è Manuel, è un italiano che vive in Spagna ed è un grandissimo personaggio. Se vi capita di sentirlo, io ogni volta che entra in chat rimango affascinato dalle sue parole, è veramente una persona eccezionale. E si chiama Manuel, però stasera non è qui. Some person, I also speak a little few English, but it's not the correct too. Right now I have a person who who thought that speak English too. Okay. I like Italiano, but I don't know why. The food, I listen music too. I know some bands like Sonora, Cero Soluto. Va bene. Abbiamo capito. Okay, so for you, dear friend from South America, I translate to English what Silvia was saying before. So the original phrase sentence in Italian was mi sto pisciando dalle risate. In English could be something like I am laughing so much that I'm not able to control my pissing. Siamo caduti. E non sta. Salvo! No. Silvia, c'ha la ridarola! Chiudi, Silvia, che c'ha la ridarola, chiudi! Oddio! Non ce la fai a parlare, Silvia, chiudi. Hai capito? La geografia stasera abbiamo imparato un po' di geografia. Non so se ha capito ancora di cosa stiamo parlando. Non ce la faccio, Salvo, non ce la faccio. Ok, dai, e invece qua vedo che in chat di Ustream hanno apprezzato la mia traduzione. Quindi, scusa, she is laughing so much that is not able to control her come si dice? Vescica? Mi sembra bladder, però bladder. Or she is pissing herself. Più di così, cioè come I'm pissing over me. Ecco, she is pissing over herself. Salvo, ti hai dato la Costa Rica, ti hai dato il resort di Beppe, ti rendi conto? Conosco anche il resort. Ecco, ancora qualcuno che chiede dove ci troviamo, Alessio Pellegrino stavolta lo chiede. Siamo in viaggio tra Roma e Milano, abbiamo superato Parma. Come direbbe Nero, che minchia stai dicendo? Pissing?
vuol dire che si sta incazzando, you know? Se dici I'm pissed off, vuol dire che sono incavolata nera. Quindi dicendo che io I'm pissing, eccetera, dici che mi sto incazzando con me stessa. You understand what I'm talking about? Yes, dear Silvia, I understand what you are talking about. But I know that at least on a vulgar form, pissing is also... I go to do a piss. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Spiego... Scusa, ma tu che sei quasi madrelingua inglese, perché non glielo spieghi tu in inglese? Che mi stai facendo fare... Mi stai facendo fare i salti mortali, scusa. D'altronde stiamo discutendo del fatto che ti stai pisciando tu addosso, mica io. Basta, è morta. Ma poverino. Che va bene. Ciao Putre! Ehi, io se lo dico Silvia Fosi. Oh, ora si incazza a me questo. Oddio. Chicos, ci parliamo... L'inglese! Come? Inglese, hai risposto in spagnolo ancora, inglese, no. Silvia! Crack up, dice che si dice crack up, scompisciarsi. Crack up? Crack up, boh, così dicono. Sì, a questo vive in Messico, non saprà neanche cosa vuol dire crack up, ho usato un inglese per... Ma secondo me voleva entrare nella chat del PDL questo qua, con tutte le cose strane, il pissing, dei Berlusconi, queste cose. Isabella del Berardino dice, secondo me avete bevuto troppa birra. Ma allora no, guarda, Denis che è alla guida non ha bevuto nessun tipo di alcolico, prima perché ha astemio, secondo perché sta guidando. Terzo perché sono stronzo pure. Io, anche se non sto guidando, non ho bevuto nessuna birra e neanche altri tipi di alcolici, ho bevuto solo una bella bottiglietta d'acqua. Do you understand? Va bene, poi niente, vediamo un po'. C'è sempre qualcuno che dice che si blocca. Salvo, ti spio dalla California, dice Walter Conti. Io piscio, tu pisci, Silvia piscia. Di nero, come cavolo ti chiami con il tuo minchia di bottone, che mi hai fatto morire, guarda. Se ci sei, se riesci a pisciare di nuovo sto minchia di bottone per parlare, parla, ti prego, e spiega ai nostri amici, al nostro audience, per quale motivo io sto ridendo così, se non... Ormai Salve si è diventato nostro audience, capito? È una cosa proprio comunitaria. Sì. Qua modelli di pensiero dice, Salvo, questo succede quando non conoscete il pusher. No, il bello è che lo conoscevamo. Pensa a te se non lo conoscevamo. Pensa se non lo conoscevamo. La chica Silvia Fossi sta parlando con te in inglese. Contestale, por favor. Okay, I understood why she told me, so now I can understand why she's laughing a lot. Okay, very good. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Il messicano ha capito finalmente. The guy from Mexico understood. Sì, hai capito una minchia, io gli ho capito una mazza di quello che ha detto. Mamá, ¿cómo es que conociste este canal? ¿Te dijo alguien de entrar aquí o lo encontraste solo? Oh, por fin. Un amigo que habla español. No, pues... Espero que me estés entendiendo. Me metí a los canales y... No sé, me aparecieron varios canales italianos. Hay muchos canales que dicen que son italianos, pero en realidad hay gente de varias partes. Gianni Di Biase ci chiede dove siete, ma no ragazzi, ma sembra la stessa domanda, allora lo diciamo. A Piacenza. Lo puoi fare un cartello con un pennarello? Ma c'è un cartello, siamo a Piacenza, devo cambiare ogni 10 km, Adesso siamo a Piacenza, abbiamo superato Parma, stiamo andando a Piacenza e la direzione, l'obiettivo finale sarebbe quello di arrivare a Milano. Certo che oggi però il livello proprio culturale di queste trasmissioni è veramente sceso. Alziamo, molto. Alziamo. Alziamolo, dai. Alzarlo? Vai. Come facciamo ad alzarlo? Claudio, ci parli delle scie chimiche? Madonna, parlare delle scie chimiche a luna di notte è veramente
proprio peggio che darsi una martellata sugli zebedei, però se Claudio ne ha voglia. No, io che ho proprio lo schermo che me lo guarda per aria non ci parlo. Ok. Troppo impegnati a un pestare le merda per terra, non guardano per aria la merda che credo di questa. Ecco, carissimi amici. Me lo devo scrivere al contrario, no? No, va bene. Noi lo vediamo così, ma loro lo vedono bene. Siamo a Piacenza, vedete? Grazie. Parliamo di quello che succederà nei 5 anni di governo D'Alema Amato. 5 anni adesso, esagerato, 5 anni. Sarà 5 mesi è un miracolo. Almeno sono un ventennio. Dici? Sì, no. stiamo tornando a casa. Vanno via chi? Hanno loro l'esercito. Mandiamo via 5 mesi. Cazzo no, perché è rimasto. La stima di Denis è 5 mesi di sopravvivenza di questo governo? No, stima seria di questo governo non va oltre un anno. No. Diciamo il toto scommesse, vediamo. Ma io sono abbastanza d'accordo con Denis che non va oltre un anno perché succede qualcosa prima. Succede veramente qualcosa prima. Quando a settembre cominceranno a non pagare le pensioni. Salvo, parlaci delle prossime mosse di Beppe se le conosci. Appunto. Allora, fra 10 minuti dorme, poi sì. Si sveglia, fa colazione, un caffè, il cornetto, poi penso che... ma non sta tornando, non sa che sta facendo. Sì, credo che domani torna. Domani torna. Probabilmente. No, ragazzi, ma Beppe... Forse è tornato. Festeggeremo la presa del Friuli. Esatto, sicuramente. Basta. A proposito, vi do una notizia in anteprima. Stiamo cercando di organizzare con Fulvio gli altri. Ah, proprio Silvia non ne sa ancora niente, non gliel'ho detto. Sì. Silvia, preparati, eh. Stiamo cercando di organizzare con Fulvio un collegamento diretto con il Friuli Venezia Giulia per commentare i dati dello spoglio da domani pomeriggio. Non sappiamo ancora bene a che ora riusciremo a collegarci, magari alle 3, 3 e mezzo, 4. E faremo magari una trasmissione fiume fino a quando non si avrà un dato definitivo o comunque perlomeno affidabile. Ecco, sperando ovviamente che Saverio Galluccio diventi il prossimo presidente del Friuli Venezia Giulia. Non si dovrebbe parlare di questo visto che ancora si vota anche domani, però insomma all'una meno un quarto del mattino. Non è che ne convincemo tanti. No? Appunto. Senti, tu hai parlato prima di trasmissione fiume domani, perché quella di oggi che era affluente era. Quella di oggi era un torrente, torrentino. Un piccolo torrentino, un rigagnolo. Golfettino. No, che macchina blu? Non è blu sta macchina. Ragazzi, guardate che bella macchina blu che hanno. È verde, è una macchina verde pisello. Ed è proprio una macchina privata, non è una macchina. A parte che noi non siamo nessuno, quindi non è che siamo parlamentari o deputati regionali, non siamo niente. Assolutamente. Siamo quattro cittadini qualunque e abbiamo una stupenda macchina verde. Zello è l'app che usano per parlare con gli altri, in una chat tipo walkie-talkie, spiega Frank XB. A proposito, alziamolo, va? Dai, alziamolo. Alzalo. È alzato. Sono morti? Vabbè, continua tu. Sì. Poi Xer l'Italia chiede: ma Strangeli, che ne pensate? Lasciamo stare. Perché sprecare tempo a quest'ora? Lasciamo stare, ma Strangeli è... Ma Strangeli lo sapevamo, è uno dei 30, ragazzi. Cioè, è uscito pure troppo presto. Ma Strangeli, potevi aspettare un attimino? Tutta sta fretta. Mamma mia, aspettavi un attimino, noi magari pensavamo che eri buono, che eri. Invece così, subito pronti via. Mo sappiamo subito chi sei. Vabbè, va. Ma tanto non sarà facile, Mastra, stai tranquillo che te la famo proprio. Ma noi ti vogliamo tra di noi. Mastra, ti vogliamo tra di noi, non andartene, Mastra, che ti tieni i soldi, rimani qua. Che così 2005 li devi tenere, basta, adesso li devi ridare, Mastrangelo. Ciao! Quale sarà il prossimo tour per le comunali? Allora, caro Smash Matt. C'è Silvia. Sì. Quello che dicevi di domani pomeriggio dello spoglio. Aspetta un attimo, Mashmat. La pubblicità su Ustream. Mi diresti gentilmente che accadrà domani, cosa sarà di noi. Grazie, tesoruccio.
riesci ad andare in diretta anche lì? Ok, sì, stiamo organizzando una diretta fiume per domani pomeriggio, non sappiamo ancora bene se dalle 3, 3 e mezzo, così. Ci collegheremo con il Friuli Venezia Giulia per commentare insieme a loro i dati delle elezioni regionali. Ok? Su Zello chiudo e continuo ad andare in diretta solo su Ustream. Allora, a chi chiedeva, cos'è che chiedeva Muscudai? Ok. Ah sì. Ok, il prossimo tour sarà sì per le comunali, però da quello che ho capito non credo che Beppe farà un grande numero di comizi in giro, anche perché sono più di 70 i comuni, quindi sicuramente non sarà possibile. 170, quelli dove ci presentiamo noi? Ma io ho capito 170. Ah, addirittura? Sì. È probabile, anche perché... perché sono 700 che vanno a voto, mi sembra che 170 sono quelli. Caspita, che 170, quindi capite che è proprio impossibile. 10 minuti, lo dico... Vai, vai, è una battuta, eh. Una battuta. Vabbè, comunque insomma sono tanti. Quindi sicuramente farà un'apparizione in qualche posto particolarmente strategico, come per esempio potrebbe essere Roma, perché Roma è la capitale d'Italia, e secondo me anche Siena, perché se ci prendiamo Siena praticamente scoperchiamo la pentola con tutto quello che è successo al Monte Paschi Siena, perché come sapete la giunta, il sindaco eccetera hanno la possibilità di accedere a tutti i documenti relativi alle varie partecipate, a tutte le cose che hanno a che fare con Monte Paschi Siena. Quindi prendere Siena è una cosa estremamente importante. Sarebbe seppellire il PD, eh? Esatto, esatto. Poi vediamo un po', c'è qui Enzo Durante che dice: ma la gente l'avrà capito finalmente che PD e PDL sono la stessa cosa? No, quello che dicevamo oggi. Ma secondo me alcuni sì, ma non tutti. No, io ho capito una cosa, quello che ne parlavamo prima, ti ricordi a pranzo, quando abbiamo cenato? Sì. Oggi, in questi giorni, abbiamo capito che non è vero, sbaglia pure Beppe, non sono uguali, il PD è peggio. È peggio perché quello che ha fatto è peggio, perché comunque sia il PDL prende e lo sai che sono per le rubi, che sono per il cemento, quello è il loro bacino elettorale, sono le idee di quell'elettorato, se le prendono e c'hanno quei voti. Il PD prende i voti da gente che non vuole la guerra, che vuole trasparenza, che vuole Rodotà, e poi vota l'inciucio con Napolitano, vota per le guerre, quindi per me il PD è anche peggio, perché sfrutta le buone intenzioni dell'elettorato che c'ha il PD. Mi sento di condividere pienamente questa analisi tecnico-politica che ha fatto Denis, quindi veramente... sono d'accordo, a parte che c'è anche un altro motivo per cui a me fa più incazzare Bersani di Berlusconi, perché Berlusconi è proprio trasparente, cioè lui si sa perché è sceso in politica, non è che c'è bisogno di una laurea per capirlo, invece Bersani sulla carta è quello che dovrebbe essere per gli operai, per i lavoratori, per il lavoro, insomma dovrebbe fare cose di sinistra, ma io non gliel'ho vista fare una, è sempre stato amico di Marchionne. Ha fatto le liberalizzazioni lui per primo. Esattamente. Che è una cosa prettamente di destra. Esatto, esatto. Quindi, ecco, infatti qua qualcuno scrive: ma forse Bersani sarà il nuovo segretario del PDL? Potrebbe essere, non dategli st'idea. No, Erbidello, Bersani. Raga, Bersani è Erbidello che rimane da Frau. Ma che deve fare? Ragazzi, siamo mica qui a votare Napolitano così per niente. Poveracci. Mamma. E quest'acqua qui? Quest'acqua qua, ragazzi. Quest'acqua qua. La crozza bellissima. Eh sì. Va bene, va bene. Ragazzi, io non lo so, forse direi che potremmo anche staccarci, perché vi devo dire onestamente che sono un po' stanchino. Oh, si è fermato! Salvo! Salvo! Si è spento! Salvo! Si è spento! Salvo! Sì, stai attento che se andiamo a sbattere su st'autotreno ci spegniamo tutti in un modo molto più veloce. Gli autotreni che fanno la seconda corsia mortale. Ecco. Ecco. Posso fare la terza? No. Quindi. Posso beh sì. Madonna, guarda dietro che cazzo di luce che c'ha. Comunque sì. Madonna, sì. No, no, sulla seconda possono andarci. Sulla seconda. Eh sì, se c'è uno che va a 50 e lui deve andare a 80. Respect. Scusa. Può andare. Respect. La terza no. Ho fatto le corde, voce mia. Madonna, il culo qua. Va bene.
Quindi dicono no, non chiudete, ragazzi, scusate, abbiate pietà. Io sono veramente abbastanza stanchino. Come Erin Brockwich, eh? Esatto. No, anche come... Come Forrest Gump. Come Forrest Gump. Come Forrest Gump. Sono sì. Un po' stanchino. Sono un po', dopo che ha fatto vedere che ha attraversato tutti gli Stati Uniti da una parte all'altra, sono un po' stanca. Ecco, oh, vedi, Isabella dice, buonanotte ragazzi, io vado a Nanna. Oh. Bene, andiamo tutti a Nanna, cara Isabella. Cioè, noi non possiamo andare a Nanna perché stiamo ancora guidando, però diciamo che almeno, ecco, interrompiamo la diretta, così io mi riposo la manina qua, perché non è che c'ho il bastone di Mosè, c'ho il telefono in mano, perché in macchina è un po' complicato. Ciro Nocerino, ho letto che è Mastrangelo, io sono con Crimi. Oh, meno male. In che senso? Meno male. In che senso, Ciro? Ah, con Crimi, perché ha chiesto l'espulsione di Crimi, perché è andato a porta al posto di Mastrangeli. Ma no, è con Crimi che vuole espellere Mastrangeli. E quello ho detto, perché avevano proposto l'espulsione, lui aveva proposto Mastrangeli, l'espulsione di Vito Crimi, poiché era andato in un talk show, quello di porta a porta. Quando Vito Crimi è andato al talk show solamente per evitare in mondo visione una figura di merda colossale da parte di Mastrangeli, che sarebbe andato al posto di Vito Crimi. Quindi grazie Vito per questo sacrificio. Comunque sei dovuto sorbire il Vespone. Non ti invidio per nulla e sei un grande, continua così. Comunque oggi Mastrangelo è andato pure di nuovo dalla D'Urso, eh. È andato un amore, si sono fidanzati, adesso sembra che si sposano a breve. Fanno Beppe e testimone, dicono, eh? O gli fa la celebrazione proprio, l'estrema unzione. Non lo so. Gli ha dalla rete, ecco, intanto c'è Daniele. Daniele si chiama Cultrera di nome, sì, vero Daniele? Ah, Daniele, sì. Daniele che ha detto. Ha detto meglio Dennis, e poi prima ha detto siete quasi arrivati, buonanotte eccetera, poi salvo, ma devi guidare da Milano a casa? No, probabilmente mi verranno a prelevare, perché io ho lasciato la celere, dice Claudio, ho lasciato la macchina al parcheggio della metropolitana di Bisceglie, non pensando che sia arrivato dopo l'una, anzi non sapevo neanche quando, vabbè, lasciamo stare, quindi insomma la macchina è lì, non posso prenderla. Quindi verrà a prendermi Angela, che è la mia compagna, vediamo, alle porte di Milano, vediamo un po'. Insomma, Dennis si è offerto di accompagnarmi fino a casa. Però, vabbè, vediamo un po', lei quando esce, insomma, ci incontriamo da qualche parte sicuramente. Salvo, a proposito di prendere, prima che chiudi, no, ti volevo fare un consiglio sul discorso di prendere le città, sul discorso di prendere le regioni. Sì. Io, se fossi in te, eviterei proprio il prendere. Che noi non è che andiamo lì e prendiamo, noi andiamo lì e diamo, mentre gli altri si prendono le città, noi diamo il Friuli Venezia Giulia ai cittadini. Se bravo, ci appareste inversione, bravo, sì, un fenomeno, bravo, come bravo, bravo, non posso, cioè, noi diamo, perché già quando dici prendere, bravo, vabbè, ci prendiamo, in senso figurato, io cioè lo so benissimo, Salvo, no, però hai ragione, prendere Roma, prendere la città sono evocazioni di un contesto che non ci appartiene per nulla. Esatto, ragazzi, Vincenzo, nonostante l'ora, se ne è uscito con una considerazione che merita il nostro rispetto, anzi il nostro applauso, direi. Sì, per lo sforzo è svenuto, però non vi preoccupate che mo si riprende. Ecco, veramente ha detto una cosa stupenda, cioè noi non è che ci prendiamo il Friuli, ma noi diamo il Friuli ai cittadini, fantastico. Sposo in pieno, mi raccomando, questa non cosa. Non voglio più sentire dire, se no ti rimprovero nella chat. Sai? Va bene, adesso va bene. Tutte le volte che tu senti dire prendiamo, tu diamo. Noi va diamo. Bene, va bene, no, me lo ricorderò. Me lo ricorderò. Soprattutto io sono sempre stato Dante, mai prendente. Cioè... Esatto. Poi dobbiamo dare, allora... se prendiamo poi. Se prendiamo. Che cazzo dobbiamo prendere noi? Niente. Bene, allora poi c'è.